Allora, buon pomeriggio. Nel frattempo che aspettiamo qualche Allora, intanto che aspettiamo qualcuno, chiedo magari dei feedback dal pubblico se mi sentite e se mi vedete per bene. Perfetto. Allora, aspettiamo questo pomeriggio la professoressa Faleri che ci parlerà di lavoro agile. E nel frattempo che attendiamo, io mi presento, sono Maria Laura, faccio parte del gruppo Usina Campus e Ciclo Maggio e oggi la professoressa ci parlerà appunto di lavoro agile. Mentre l'aspettiamo, per chi ci stesse seguendo per la prima volta, vi do il benvenuto a Virtual Studium, che è un progetto di divulgazione interdisciplinare online, ideato o progettato dalla sezione attività culturali Usina Campus con l'appoggio e la collaborazione grandissima di Uredio e Ciclo Maggio. Ecco, la professoressa intanto la presento. Nel frattempo che arriva, il professoressa di diritto del lavoro e soprattutto delegata del rettore all'orientamento in uscita. Oggi con lei affronteremo il tema del lavoro agile o appunto dello smart working, ne parliamo tutti, era forse arrivato il momento di toccare questo argomento un po' critico probabilmente. Vediamo se la professoressa ci raggiunge. Comunque vi ricordo nel frattempo che potete porre delle domande alla professoressa che verranno lette in diretta nella sezione dei commenti e soprattutto che tutti i nostri consigli di lettura che abbiamo ricevuto dai nostri interlocutori li troverete sì, mi chiedono se era tutto ok nella prova. Sì, era tutto ok. La professoressa però ancora non c'è, aspettiamo, fa niente. E quindi stavo dicendo, i nostri consigli di lettura li trovate sui canali Instagram di Uredio, Ciclo Maggio e soprattutto Usina Campus, li trovate anche sulla piattaforma Instagram dell'università e niente, attendiamo. Capitano queste cose, purtroppo siamo in, come si dice, comunicazione di emergenza, quindi vediamo. Intanto controlliamo la professoressa. Sì, mi ricordano anche di ricordarvi, appunto, dei mini video che ritroverete, trovate praticamente degli spezzoni degli interventi dei professori, sempre sui soliti canali, tra un po' verranno caricati anche su YouTube, se le piattaforme ci aiutano e se anche internet ci aiuta. Vediamo. Ecco, forse... Oh, no, mi sbagliamo. Vediamo. Thank you.
vediamo se riusciamo in un altro modo. Eccola. Eccoci. Eccomi, ci sono. Buonasera, salve. Sono arrivata. Buonasera. Ecco. Buonasera a tu. Eccoci. Allora, intanto io sono andata avanti, l'ho presentata praticamente la professoressa Claudia Faleri, professoressa. Sento poco bene, sento un po' balbuziente la voce. Mi sente? Perché dal pubblico ora, dicono che mi sentono. Ecco. Mi senti ora meglio? Ora meglio, sì. Perfetto. Sì, sì, ora meglio, decisamente. Perfetto. Sì. Allora, io dicevo, la stavo presentando nel frattempo che l'aspettavamo, la professoressa Claudia Faleri, professore di diritto, professore associato del diritto del lavoro presso l'Università di Siena e soprattutto delegata del rettore all'orientamento in uscita. Sì. Il tema che lei ha scelto è praticamente il lavoro agile, ne parliamo tutti, dicevo appunto con i nostri ascoltatori che era arrivato il momento di trattare questo argomento praticamente. Allora, certo. Professoressa, il 1 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana questo nuovo decreto dove vengono spiegate praticamente tutte queste modalità di lavoro agile, quindi vuol dire che è qualcosa che esisteva già prima, ce ne vuole parlare? Sì, allora il lavoro agile ora se ne parla, come stavamo dicendo, anche a volte in modo improprio, perché il lavoro agile è stato introdotto nel nostro ordinamento, è recente come istituto, perché è del maggio del 2018, quindi è relativamente recente. Previsto proprio come forma, non è una forma di lavoro, una forma contrattuale di lavoro nuova, è una modalità di lavoro prevista per forme di lavoro subordinato. La faccio questa precisazione perché appunto ora molto discutiamo, anche appunto sono stata interessata, siamo stati come plasma interessati in prima persona, perché si parla di svolgere i tirocini come appunto in modalità agile. Allora, la modalità agile è pensata per le forme di lavoro subordinato, quindi i tirocini hanno un'altra finalità, hanno la finalità formativa, quindi ecco che li abbiamo ammessi, quelli extracurricolari, solo laddove viene mantenuta la finalità formativa, perché è una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, pensate inizialmente prevalentemente per i rapporti di lavoro privato, ma ammessi anche per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni e quindi anche ovviamente l'università. Ed è una tipologia, che dicevo, una modalità di lavoro che è stata ammessa nel nostro ordinamento nel maggio del 2018 e che sinceramente è stata accolta da molte aziende, anche il nostro Ateneo aveva già previsto, firmato un accordo che ammetteva il lavoro agile, pensando però ovviamente a ben altre finalità, a migliori finalità potremmo dire, cioè altre finalità. Che cosa voglio dire? La finalità principale è stata quella di permettere una maggiore conciliazione dei tempi di vita, dei tempi di lavoro, e quindi faccio un esempio: le lavoratrici madri o i lavoratori padri che hanno bisogno di conciliare i tempi di cura dei figli con le esigenze lavorative possono ricorrere a questa modalità agile, ma l'istituto, come è stato pensato dal legislatore in origine, prevede una, potrei dire, un'alternanza tra l'attività lavorativa svolta all'interno della sede, del luogo di lavoro, e all'esterno. Alternanza, per modo di dire, perché solitamente gli accordi prevedono un giorno a settimana all'esterno e gli altri giorni all'interno dell'azienda, quindi ecco, si tratta alla fine di 4 giorni a settimana, scusate, 4 giorni al mese, quindi in modalità agile. Poi non necessariamente nel domicilio, a casa, ma in qualunque luogo all'esterno. Quindi, e dicevo, la finalità era principalmente quella di consentire questa conciliazione, quindi tempi di vita, tempi di lavoro. E soddisfacendo questa esigenza di conciliazione, allo stesso tempo si permetteva anche di soddisfare un'esigenza dell'azienda, del soggetto, cioè datore di lavoro, di essere più produttivo. Cosa voglio dire? Che faccio un esempio, mettiamo che lavoratrice madre o lavoratore padre hanno bisogno di un tempo per la cura
dei figli e quindi magari devono, se sono nel luogo di lavoro, devono uscire entro una certa ora perché devono andare a prendere i figli a scuola, nel momento in cui invece si consente, oppure magari il bambino è malato e a casa, quindi devono tornare presto perché la babysitter deve andare via una certa ora, quindi quelle complicate incastri di tempi, allora grazie al lavoro agile io lavoro quel giorno a casa e posso lavorare anche un tempo superiore rispetto a quello che potrei osservare stando sul luogo di lavoro, perché a una certa ora devo uscire, appunto, come dicevo, per dare il cambio alla babysitter. Quindi da un lato esigenze di conciliazione, tempi di vita, tempi di lavoro, dall'altro però in questo modo si va anche a soddisfare anche una maggiore produttività e partecipazione del lavoratore per l'azienda, per il soggetto datore di lavoro, privato o pubblico che sia, ecco. E quali sono quindi invece i cambiamenti che ha purtroppo ha portato questa emergenza del Covid? Dunque, i cambiamenti a livello, diciamo, di disciplina immediato è che non è un'alternanza, ma è esclusivamente lo svolgimento dell'attività tutti i giorni in modalità agile, quindi a remoto, io resto a casa, quindi per l'appunto proprio da casa, non da altri luoghi. Quindi essenzialmente tanto questo. L'altro è che la normativa prevedeva anche una certa procedura di approvazione, e quindi un accordo individuale che doveva essere sottoscritto, all'interno del quale devono essere individuate le modalità specifiche con cui questa attività deve essere svolta. È chiaro che non ci sono stati tempi, e si immagina dovesse per ogni lavoratore essere firmato un accordo ad hoc, e quindi ovviamente diciamo in qualche modo decretato, data la situazione appunto di emergenza per tutti. È l'adattamento da parte delle aziende, nel senso che addirittura alcune aziende l'avevano già anticipato anche prima dell'entrata in vigore proprio del maggio del 2018 dell'istituto, proprio nel nostro ordinamento. Già alcune aziende avevano previsto nella loro contrattazione aziendale questa modalità di lavoro, di svolgimento dell'attività lavorativa a remoto. Era già stata accolta da molti soggetti, molte aziende. Faccio un esempio per far riferimento a una realtà territoriale, ad esempio il Monte dei Paschi già aveva realizzato questo accordo e permetteva lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, appunto, come vi dicevo prima, un giorno a settimana poteva essere svolto a distanza. Le aziende, quindi, che erano già organizzate, si sono trovate a estendere questa modalità a tutti i lavoratori. Il problema si è presentato per quelle aziende che non avevano avuto alcuna esperienza di questo tipo, non avevano magari nemmeno la strumentazione, perché qui serve strumenti tecnologici. Per questo è una modalità di lavoro che sta, dicevo, relativamente recente, perché evidentemente fa fondamento sull'utilizzo di strumenti tecnologici, che siano appunto tablet, cellulari, computer, si svolge attraverso questi strumenti. Quindi ecco, quindi non tutte le aziende, pensiamo appunto alle piccole e medie aziende in Italia, nel nostro territorio tantissime sono le piccole e medie aziende che magari non hanno la possibilità di dotare tutti i loro dipendenti di una strumentazione che consenta lo svolgimento di questa attività. Quindi ecco, molte aziende si sono trovate un pochettino alla sprovvista e a dover adattarsi e a consentire anche lo svolgimento in questa modalità, diciamo. Ecco, abbiamo elencato quelle che sono appunto alcune delle criticità di queste novità introdotte dal Covid. Più che criticità, diciamo situazioni di emergenza, le criticità sono altre. La criticità... Ecco, quindi appunto, se non sono queste le criticità, quali sono le criticità e quali sono magari i lati positivi? Beh, il lato positivo, oltre a poter consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa, che è importante per un lavoratore, perché l'alternativa, nonostante la situazione di emergenza, quale poteva essere che un datore di lavoro imponesse ai lavoratori di prendere le ferie
Cioè, e quindi poi non averle magari nei periodi estivi. Quindi è importante anche per il lavoratore e ovviamente per l'economia del paese che si può comunque proseguire ognuno lo svolgimento della propria attività. Quelle di cui abbiamo parlato ora sono più che criticità, diciamo, delle problematiche di adattamento che è ovviamente connaturale alla situazione. Le criticità, la prima che mi viene in mente riguarda il tempo di lavoro. Penso che chiunque in questi giorni non ha più una cognizione del tempo di lavoro, se lavora tutti i giorni, sabato, domenica, pomeriggio, dopo cena, cioè, quindi il concetto di tempo di lavoro, la disciplina legislativa prevede come caratteristica ovviamente di questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, prevede proprio l'assenza, diciamo, di un tempo di lavoro predefinito, predeterminato, ma ovviamente nel rispetto dei limiti, cioè dei limiti massimi dell'orario settimanale previsti dalla legge e dei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva riguardo all'orario giornaliero di lavoro. Quindi questi limiti dovrebbero comunque essere rispettati. Purtroppo la modalità agile può tendere a sconfinare, ecco, quindi a non rispettare questi limiti e talvolta, dicevo appunto, di problematiche riguardo al controllo, quindi com'è che si controlla, cioè il datore di lavoro ha un potere di controllo su, diciamo, l'osservanza degli obblighi che un lavoratore ha, primo fra tutti il rispetto dell'orario di lavoro. Ecco, nella modalità agile si pongono dei problemi, delle problematiche riguardo a questo momento del controllo sul rispetto del tempo di lavoro, che possono esserci delle difficoltà oppure dall'altro lato può essere eccessivamente invasivo. Penso a quei casi in cui appunto arriva continuamente le email, arrivano le email tutte le ore del giorno e della notte, ecco per dire. E quindi una gestione, un controllo del tempo di lavoro che non è ovviamente al momento regolamentato e quindi rimesso alla discrezionalità e al rispetto, diciamo, della dignità. Vedevo delle domande, per questo Sì, mi distraevo infatti. perché stavo leggendo. Sì, infatti. Allora, da casa ci chiedono, lavorare da casa migliora la vita? E se sì, come la Ecco, migliora? perché, se non mi sbaglio, perché mentre parlavo stavo leggendo, la stessa persona aveva presentato una problematica, dice, nel senso di dire in casa con marito e figli, sto vivendo la stessa Esatto. situazione perché, come Come si fa sapete, questa cosa? Come si fa a cioè poter andare avanti? entra, a parte il chiudersi in chiave, con la chiave dentro la stanza per essere tranquilli, non essere disturbati, ovviamente questa è una situazione di emergenza, non è questo il lavoro agile, ovviamente, il lavoro con modalità agile è quel lavoro, è quella possibilità, innanzitutto che non è obbligatoria, è rimessa alla volontà del lavoratore, ecco perché il legislatore richiede un consenso. O meglio, un accordo che prevede quindi il consenso sia del lavoratore che del datore di lavoro. Quindi è una scelta. Quindi bisogna distinguere le due cose. La situazione che stiamo vivendo oggi, che è una situazione di emergenza, che tutti ci troviamo ad affrontare, e per fortuna il problema è solo quello di dover gestire le esigenze familiari di lavoro, perché ci sono delle realtà assolutamente più drammatiche di quelle che stiamo vivendo noi, che non è solamente niente di drammatico questa problematica di conciliazione. Dall'altro lato è la situazione, diciamo, fisiologica del lavoro agile, quella che è una scelta del lavoratore. Quindi il lavoro agile, ripeto, è una scelta del lavoratore, quindi che sottoscrive un accordo con il datore di lavoro individuale e viene scelta, io penso, non so perché dice è meglio lavorare da casa, ma pensiamo a chi non lavora nella città in cui abita, in cui magari deve Esatto. fare un'ora, 1 ora e mezzo, 2 ore all'andata e 2 ore per tornare dalla sede di lavoro, dovendo magari quindi pagare babysitter oltre all'orario del tempo di lavoro quando la scuola è finita. Quindi ecco, oppure ripeto, la disciplina per quanto riguarda la malattia dei bambini. La copertura retributiva c'è solo fino ai 3 anni di età del bambino e dopo non è che a 5 anni non lascia il bambino da solo in casa, quindi che deve fare?
o prende l'aspettativa non retribuita, oppure prende che cosa? Delle ferie, cioè è una possibilità di gestire, di conciliare appunto il tempo di vita, quindi la cura dei figli, col tempo di lavoro, ma è una scelta che ciascun lavoratore fa a seconda della propria situazione personale. Quindi se io sono organizzata in modo tale che per me è più problematico lavorare da casa, nessuno me lo impone, mi viene imposto ora, ma ripeto, questa è una situazione di emergenza, si spera che si ripeta mai più, sinceramente. Ecco. Ecco, appunto proprio per questo è una situazione di emergenza, quindi la diamo per situazione momentanea, sì, diciamo così. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quali saranno poi magari le modifiche, ecco, al mondo del lavoro dopo questa emergenza? Ecco, questa sì, nel senso, sarà questa emergenza sicuramente solleciterà sia probabilmente un intervento da parte del legislatore che vorrà rivedere la disciplina per individuare nuovi strumenti, nuove regole che possono appunto porsi in questo, di fronte a un'esigenza di questo tipo, ma anche della contrattazione collettiva, perché al momento la legislazione non parla di un ruolo della contrattazione collettiva, rimette cioè questa l'instaurazione dello svolgimento del lavoro in modalità agile a un accordo individuale. Ecco che probabilmente invece potrà essere un tema, come in alcune realtà aziendali già si è verificato, che la contrattazione collettiva di livello aziendale, ecco, che potrebbe intervenire a porre dei limiti, delle regole per quanto riguarda i lavoratori che un domani sceglieranno lo svolgimento dell'attività in modalità agile. Ma questa contrattazione aziendale potrà anche cogliere le sfide del lavoro agile, nel senso che potrà essere visto non solo su richiesta del lavoratore, ma proprio come strumento per rendere magari maggiormente, diciamo, per incrementare la produttività e la competitività dell'azienda stessa. Perché, quindi praticamente è un lavorare per obiettivo, non sì, seguendo solo sì, una marcia oraria. Certo, ma se noi ci pensiamo, ormai è sempre più diffuso anche all'interno delle forme di lavoro subordinato il lavoro per obiettivi, per progetti, e quindi ecco che nel momento in cui un lavoratore è chiamato a svolgere la sua attività appunto per raggiungere determinati obiettivi, ecco che potrebbe scegliere questa modalità agile e poterlo lavorare e quindi dettare lui i suoi tempi di lavoro. Nel momento in cui viene riconosciuto il lavoro che faccio per la responsabilità di un progetto, ecco che poi me lo gestisco e mi posso gestire anche i tempi, ma ripeto, essendo comunque un rapporto di lavoro subordinato, questo deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla legge del contratto collettivo riguardo alla durata, diciamo all'orario settimanale e all'orario giornaliero. È lì la problematica. Esatto, perché sembra quasi un po' anche un'utopia, forse per alcune realtà, per alcune aziende. Ma diciamo, se si parla di lavori subordinati, così deve essere, ecco. Una cosa è chi invece lavora per progetti, perché magari è un consulente, è un lavoratore autonomo, ecco, quindi lì è diverso, non c'è forme di controllo ovviamente sul tempo di lavoro, ecco. Allora, da casa ci chiedono se può per favore approfondire l'aspetto dei tirocini, che per noi universitari, anche per chi non lo è importante. Allora, molto volentieri, perché è stata una questione su cui ci abbiamo studiato molto, ecco, quindi allora noi dobbiamo distinguere quelli che sono i tirocini curricolari da quelli extracurricolari. Allora, ora parlo nel ruolo, diciamo, di delegata al placement, e su cui appunto, motivo per cui mi sono occupata tantissimo in questi giorni di questa tematica. Quindi dobbiamo distinguere i tirocini curricolari da quelli extracurricolari. Allora, per quanto riguarda quelli curricolari, il nostro Ateneo, il nostro rettore, ha disposto la sospensione di tutti i tirocini curricolari in conformità con quanto disposto dal DPCM dell'8 e del 9 marzo, adottato all'inizio, fine giorni di questo mese. Quindi
non c'era un'altra soluzione, nel senso che era prevista appunto imposta a livello governativo. La questione più problematica si è presentata riguardo ai tirocini extracurricolari. Inizialmente anche lì avevamo assunto una posizione purtroppo rigida, cioè non era stata una nostra scelta, cioè quella di sospendere anche tutti i tirocini extracurricolari. Perché? Perché avevamo avuto delle direttive da parte della regione, perché in materia di tirocini extracurricolari competente è la regione, competente sul piano normativo è la regione, e quindi noi ci eravamo dovuti conformare alle direttive della regione. Più recentemente, ormai la settimana scorsa, sono arrivate delle nuove indicazioni. La regione ci ha inviato queste note esplicative in cui ci precisa che solo laddove il tirocinio, pur essendo svolto nel luogo, quindi a casa, diciamo, del tirocinante, mantiene la natura formativa, perché era qui la problematica, questa è la problematica, perché l'azienda che mi dice che vuol continuare a, diciamo, a usufruire dell'attività, dell'aiuto, del contributo del tirocinante in modalità agile, gli può far sorgere un dubbio, perché il tirocinio che cos'è? È un momento formativo, in cui il tirocinante giustamente deve essere seguito dal tutor aziendale e deve svolgersi nel luogo, all'interno dell'azienda, perché deve vedere come funziona il mondo del lavoro e deve essere accompagnato, perché è un percorso di formazione. Nel momento in cui un'azienda mi dice no, ma fa la stessa anche a remoto, mi pone un dubbio, ma allora è un momento formativo o mi viene richiesta un'attività, chiamiamola lavorativa? Allora, ed era il motivo per cui la regione, considerandoli giustamente come sono momenti formativi, l'aveva esclusi. Nella nota esplicativa ci ha detto che si può ammettere, o meglio, ogni ateneo è lì, gli è data la possibilità di ammetterli, e noi così ci siamo conformati, li abbiamo ammessi, solo però per quei tirocini, ripeto, extracurricolari, per i quali si può verificare che anche svolto a distanza, modalità a distanza, quindi diciamo modalità agile, come si dice ora, si mantiene comunque il carattere formativo. Ci siamo confrontati anche con gli altri tenei della regione toscana e appunto solo laddove si viene a poter verificare, ovviamente chi è che verifica? È il tutor accademico, perché ogni tirocinante, certo, oltre ad avere il tutor aziendale, ha il tutor accademico, e il tutor accademico che conosce il progetto formativo ci dice sì, questo progetto per le sue caratteristiche, per i suoi contenuti, faccio per dire un lavoro di archiviazione di dati, faccio un esempio, può essere svolto anche in un computer, quindi anche a remoto, ovviamente con il confronto continuo con il tutor aziendale, perché quello che deve mantenersi è il momento formativo. Quindi per questa tipologia di tirocini extracurricolari, cioè quelli per cui il carattere formativo può essere mantenuto, ecco che si ammettono anche da noi. Cioè si ammettono anche nel nostro ateneo, ha ammesso, attenzione, l'interruzione della sospensione, perché erano già stati tutti sospesi. Quindi si interrompe la sospensione e quindi sono riattivati. Quindi sì. Eleonora Bassi 127, speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla tua domanda. Allora, professoressa, noi intanto continuiamo a mantenere tutti quanti questa modalità di lavoro agile o di smart working. Nel frattempo però, se appunto dobbiamo lavorare per obiettivi e possiamo in un certo senso scegliere i nostri orari, abbiamo dei momenti un po' buchi nella giornata. Che cosa ci consiglia di leggere in questi momenti? Beh, consiglio di leggere magari dei bei romanzi, delle opere, dei bei saggi, però se uno fosse così interessato a approfondire, diciamo, il tema del lavoro agile, diciamo che sul lavoro agile sono state scritte molte cose, diciamo con un approccio strettamente giuridico, perché è su temi, macro temi del diritto del lavoro. Faccio per spiegarmi, una delle questioni più importanti del dibattito giuslavorista è: ma si mantiene come forma di lavoro subordinato
o diventa una modalità sempre più autonoma. E quindi qui si mette in discussione quella diciamo la macro distinzione, cioè la distinzione tra macro categorie, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, quindi con problematiche di applicazione di istituto. Ma non vi consiglio, diciamo, no, nel senso che se uno ecco, è un giurista allora della sì, materia, della materia sì, perché altrimenti si tratta di saggi. Ma mi fa piacere consigliarvi due letture che sono di due, tra l'altro, giovani studiosi della cattedra di diritto del lavoro, uno del dipartimento, la cattedra mia appunto del dipartimento di studi aziendali e giuridici, della dottoressa Macchione, che ha scritto appunto un libro, un contributo proprio relativo al lavoro agile ai tempi del coronavirus, e l'altro di la dottoressa Macchione è una dottoranda, e l'altro dottor Calvellini, che è un assegnista della cattedra di diritto del lavoro e di giurisprudenza, e anche lui ha scritto un contributo sul coronavirus e il lavoro agile. Non so, come possiamo fare per condividerli con chi partecipa. Facciamo che lei ce li invia, sì, e ecco, i nostri social facciamo, sì, quello che facciamo, comunichiamo. Ok, poi ci potrebbe essere interessante anche un contributo del professor Ichino, che è un professore della Statale di Milano, che è un senatore, quindi ecco, che si può trovare, si intitola proprio nel lavoro agile anche un modello nuovo di impresa. Questo si trova sul sito se uno va sul sito di www.pietroichino.it trova appunto questo contributo di Ichino appunto sul lavoro agile come un modello nuovo di impresa, perché tutti questi contributi sono interessanti perché vanno oltre ovviamente all'emergenza, cioè si chiedono quali sono le potenzialità che questa emergenza, la situazione attuale, ha in qualche modo ha fatto venire fuori, legate appunto allo strumento del lavoro modalità agile. Ecco. Perfetto, noi la ringraziamo sia per i consigli sia per il suo prezioso intervento. Spero di essere stata chiara un po' su tutto. Chiarissima, ecco. La ringraziamo tanto e ci vediamo praticamente domani, sempre alle 17, con il professor Roberto Di Pietra, che ci parlerà dei bilanci al tempo del coronavirus. Io la saluto e saluto tutti a casa. Grazie, anch'io saluto tutti.